Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri della luce. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano da parte di San Giovanni il Battista. Ci fondiamo nella divina volontà, travalicando i pensieri, non i pensieri confini, dello spazio e del tempo, ci rendiamo presenti a questo mirabile mistero, tutti, appunto i misteri del Rosario è anzitutto un mistero, cioè una realtà che si offre alla nostra contemplazione, su cui possiamo comprendere qualcosa, percepire qualche luce, ma che sempre immensamente ci sovrasta. Comprendere l'offerta che Gesù e Maria hanno fatto della loro reciproca e beatificante presenza al Padre, un sacrificio immenso, la rinuncia non ad altro perché Gesù potesse fare la sua missione. Pensare all'umiliazione incredibile, ecco, del Figlio di Dio ad andare a ricevere il battesimo da una creatura certamente santa, il più santo tra tutti i santi vissuti nell'Antico Testamento, quindi nati di donna, come lui stesso avrebbe detto, ma comunque una creatura umana, insomma, quindi c'è un abisso infinito, ecco, che separa la divinità anche dal più santo degli esseri umani, anche dal più santo degli angeli, da Maria Santissima stessa, che è la più santa di tutti gli angeli e santi messi insieme. E Gesù va a ricevere il battesimo da lui, San Giovanni che lo disse, dice, ma che stai a fare? Cioè, io battezzo te, ma sono io che devo essere battezzato da te. E la risposta di Gesù è ancora più sorprendente, ecco, lascia stare, perché dobbiamo adempiere ogni giustizia. È giusto che il Figlio di Dio riceva un battesimo di penitenza in mezzo ai peccatori. È giusto perché questo ci voleva per noi, era giusto perché fosse riparata la divina giustizia, era giusto perché la tragedia, ecco, degli atti di nostra volontà fosse ribaltata, perché ricevendo il battesimo di penitenza fossero santificate le acque con cui noi avremmo ricevuto il battesimo in acqua e Spirito Santo, che avrebbe distrutto il peccato originale, ci avrebbe dato la forza
per combattere contro ogni peccato, e ci avrebbe riaperto anche in maniera incipiente quelle porte a quella vita santissima che è la vita del divino volere. Dopo questo episodio Gesù, dopo aver fatto questa grande penitenza, vuol dire morale, con l'abbassarsi tanto, andò a fare anche quella impressionante, con i 40 giorni di digiuno, e altra grande penitenza di sopportare la presenza del diavolo, le sue tentazioni, a vincerlo per noi. Ecco, contempliamo tutte queste cose, riempiendoci la mente e il cuore della santità che traspira, trasuda, ecco, dopo ciascuno dei misteri del Rosario, come sempre ce li digeriamo, ecco, li lasciamo penetrare nella nostra anima attraverso il Padre nostro, e le dice Maria, chiedendo al Signore, ogni volta che recitiamo il Santo Rosario, che tutti i misteri che scorrono davanti ai nostri occhi, al nostro cuore, possano produrre e dispiegare tutta la loro forza ed efficacia santificante in noi e in tutti coloro per i quali offriamo la nostra preghiera, in particolare, come sempre, intendo dire ogni mia preghiera e ogni mia opera, azione, le intenzioni di Maria Santissima, che solo conosce con perfezione dove è la maggior gloria di Dio e quindi la maggior gloria della Divina Volontà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.
Nel secondo mistero della luce si contempla il primo miracolo di Gesù alla nozze di Cana. Anche in questo mistero sono infinite con le fonti di luce e di meditazione possibili e contemplabili in esso. Fissiamo lo sguardo oggi su una parola, una delle pochissime parole che possiamo raccogliere dalle labbra stesse di Maria Santissima. Purtroppo San Giuseppe nel Vangelo non parla per niente, la Madonna parla pochissimo, per cui San Giuseppe parla con i fatti, la Madonna anche parla con i fatti e con le pochissime parole, e dietro quelle pochissime parole però c'è tutto il suo cuore, il suo intimo, la bellezza inenarrabile, inarrivabile della sua anima. Fate quello che vi dirà. La Madonna esiste solo per questo. È stata definita da San Luigi Maria Monfort l'essere tutto relativo a Dio, l'eco di Dio, no? Come quando noi ci affacciamo in una valle e diciamo urliamo qualcosa, ci ritorna l'eco della nostra parola. La Madonna fa sempre tornare un eco, come dire, riveduto e corretto, perché noi diciamo Maria e lei dice Dio, dice Gesù, dice Santissima Trinità, ma sicuramente dice una di queste cose. Non torna mai l'eco nella sua stessa persona, perché la sua persona è completamente, per quanto riguarda lei, anche se su questo, se mi posso permettere, insomma, di giocare un po' santamente con l'Altissimo, credo che l'Altissimo non sia tanto d'accordo, insomma, ma lei vorrebbe completamente scomparire perché ci fosse Dio solo. E la divina volontà regnante e operante nelle anime, da cui ella sa bene che dipende tutta la sua straordinaria grandezza. Fate quello che lui vi dirà, è la prima cosa importantissima, ecco, perché sappiamo bene che non si può vivere nella divina volontà se prima anzitutto non si impara a farla. E quindi non si prende molto sul serio quello che Gesù ci dice, sia nella sua parola pubblica, che sono i Vangeli, e qui non dobbiamo mai dimenticare, insomma, che il Vangelo è la base, no? È il fondamento dell'edificio spirituale, della nostra spiritualità. Non dico come i primi cristiani che lo citavano, insomma, però insomma il Vangelo dovremmo conoscerlo bene. Poi c'è la parola che ci dice attraverso la Chiesa, attraverso un'interpretazione autentica che la Chiesa dà della sua parola, del suo magistero autentico, cristallizzato in forma divulgativa nel Catechismo, e anche quella. Dobbiamo sapere, ci sono le tante parole che Gesù ci ha detto attraverso gli scritti, le vite e le testimonianze dei santi, che sono tutte parole di Gesù coniugate attraverso quelle anime belle che hanno scelto di spendere la vita seguendo Lui. Poi ci sono le cose che Gesù dice, e questo dobbiamo imparare sempre a comprenderlo sempre più e sempre meglio, nel nostro cuore, quello che chiede a noi, quello che vuole da noi, imparare ad ascoltarlo, a dargli modo, perché Lui parla a tutti e vuole parlare a tutti. Chi non ascolta la sua voce, chi non percepisce la sua voce, è perché non ha imparato a sintonizzarsi sulle frequenze. La voce di Gesù non è una voce sensibile,
come quella che stiamo ascoltando adesso, è una voce misteriosa, chiara, ma non chiara al tempo stesso, che parla nell'intimo del nostro cuore, che suscita santi pensieri che a noi ci sembrano i nostri, ma sono mossi da Lui. Dobbiamo imparare a riconoscerlo piano piano. E su questo la Madonna è la più grande maestra che esiste. Gli fu detto da un'anima santa, come ci informa Maria Valtorta, dimmi quello che devo fare per essere tutta di Gesù. Oh, se tutti di noi facessimo questa preghiera, la Madonna diventerebbe tutti santi. La Madonna non aspetta altro che qualcuno le rivolga questa richiesta. La sua risposta sarà: fate quello che lui vi dirà, ci insegnerà a sintonizzarci sulle frequenze del Signore e a conoscere e riconoscere quello che lui ci dice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio, con l'invito alla conversione. In questo mistero certamente l'intenzione di San Giovanni Paolo II, quando compose i misteri luminosi prima di donarli alla Chiesa,
era di farci abbracciare un volo di gabbiano quei tre memorabili anni circa in cui Gesù calcò la terra santa, beatissima della Galilea e della Giudea, svolgendo il suo ministero pubblico, che è sintetizzabile nella predicazione, nell'esercizio della guarigione di tanti malati, nell'attività esorcistica contro il diavolo e nella scelta e formazione sia degli apostoli, sia dei discepoli che dei fedeli, di quella che sarebbe stata l'embrione della sua chiesa, suo mistico corpo, sua sposa, che perpetua la sua presenza sulla terra, che naviga tra le onde tempestose di tante vicende, che passa attraverso tante prove, ma che non può essere mai distrutta. Per chi conosce un pochino il dono della Divina Volontà, è molto bello dare libero sfogo al nostro amore, alla nostra fantasia, per fare una montagna di giri in questi tre anni di vita pubblica di Gesù. Qualcosa si trova nel pellegrinaggio della Divina Volontà, una bella esplosione di fantasia, così come era quella di Luisa, di fantasia ovviamente d'amore, perché i giri sono sempre espressioni e sfoghi, di fantasie d'amore. Noi non c'eravamo, ma possiamo con il pensiero, non semplicemente, sappiamo, nella Divina Volontà, ricordare ciò che non abbiamo visto, immaginare ciò dinanzi a cui non c'eravamo, ma farci realmente, anche se misteriosamente, presente a tutti i momenti della vita terrena di Gesù, per poter interagire con Lui, con il nostro amore. Certamente la nostra immaginazione, la nostra fantasia al libero sfogo ci può aiutare. Nella consapevolezza, non dimentichiamolo mai, è che Gesù la vede la nostra fantasia, lo sa se stiamo stancando la nostra fantasia nel cercare di immaginarci, non lo so com'era quando predicava alle folle sul Monte delle Beatitudini, quando poi si va in Terra Santa, diciamo che la fantasia ha qualche elemento un po' più concreto su cui appoggiarsi, quindi non essere completamente sprovvista di materia, ma c'ha dei punti di riferimento spettacolari, anche quando si va lì è veramente qualcosa di unico, di indicibile, insomma, pensare che veramente su quella terra, in quel grande mistero del tempo, ha camminato nostro Signore, quell'aria, orecchi che hanno sentito la sua vivissima voce, eccetera. È bene per noi imparare anche a ripercorrere, questa è una cosa molto gradita al nostro Signore, e sappiamo che operando nella Divina Volontà è tanta anche la forza di riparazione che possiamo dare alla nostra preghiera, specialmente nei tempi in cui Gesù viene meno amato, viene meno adorato, viene meno considerato, viene meno riconosciuto, meno apprezzato, meno curato. Noi non possiamo fare nulla dinanzi a tante cose che sono più grandi di noi, possiamo fare molto dentro di noi, imparando a pregare in questo modo, chiedendo sempre alla Madonna che ci aiuti a fare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo sul monte Tabor. Anche in questo mistero sono tantissime le possibili suggestioni, fonti di meditazione. Come sempre ne scegliamo una, perché è impossibile che in una breve meditazione sviscerare a fondo per la portata di questo mistero. La nube che avvolse i discepoli con la sua ombra e la voce del Padre che uscì da quella nube, no? Anche qui, questo è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo. Durante la celebrazione del battesimo del Signore, di nuovo la voce del Padre aveva parlato dicendo: questo è il Figlio mio prediletto, in esso mi sono compiaciuto. Quindi il Padre aveva manifestato la sua stessa ammirazione per quel gesto di straordinario abbassamento di suo Figlio per amore nostro, dandogli quindi gloria, no? Come disse lui stesso nel Vangelo: chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. A grande umiliazione corrisponde grande esaltazione. Qui siamo durante il cuore della sua vita pubblica e con Gesù c'erano, attenzione, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quindi chi sono Pietro, Giacomo e Giovanni? Erano le tre colonne della Chiesa nascente, e racchiudono quei tre
quelle che San Tommaso d'Aquino chiama le tre aureole particolari che hanno alcuni in paradiso. Ci sono tre categorie speciali di persone in paradiso che hanno un premio speciale da parte dell'Altissimo, appunto per quello su cui sono vestiti: i martiri, i confessori o dottori e i vergini e le vergini. Se noi facciamo attenzione in questi tre, Pietro è il Papa, quindi è il maestro, è il dottore della fede, dottore proprio per mandato istituzionale. Giovanni sappiamo benissimo che era il vergine, l'apostolo che certamente non ha conosciuto l'uomo, e San Giacomo, quello non era il cugino del Signore, che sarebbe diventato vescovo di Gerusalemme, primo vescovo di Gerusalemme, ma era il fratello di San Giovanni, cioè il primo dei dodici a subire il martirio. Il primo martire in assoluto è stato Santo Stefano, ma il primo dei dodici a morire martirizzato fu Giacomo di Zebedeo, decapitato sotto Erode Agrippa, poco dopo l'ascensione di Gesù. A questi tre il Padre dice: ascoltatelo. Perché? Perché per essere dottore, per insegnare agli altri, questo vale per il Papa, per i Vescovi innanzitutto, anche per loro, il loro insegnamento è autentico nella misura in cui il loro ascolto è autentico. Cioè, loro sono i maestri in quanto sono e devono essere i primi ascoltatori dell'unico maestro, che è il Signore. I martiri, se non ascoltano e non obbediscono a Gesù, non andranno incontro al martirio, perché il martirio autentico, il martirio della fede, cioè il martirio è spargere il sangue perché si è di Gesù, perché si è fedeli a Lui, perché si crede e si professa il Vangelo, perché non lo si rinnega anche quando costa. E i vergini sono vergini soltanto se ascoltano i delicati inviti del Signore. Quando Gesù parlò del celibato consacrato, poi San Paolo parlò della verginità consacrata al femminile, nel Vangelo Gesù parla del celibato, no? Di coloro che si fanno eunuchi per il regno dei cieli, e ne parla quando gli apostoli gli chiesero una questione sul divorzio, no? Gesù disse: guarda che una donna, una volta che c'è un matrimonio, non si può rifiutare per nessun motivo. E all'obiezione dice: ma se questa è la condizione, è meglio non sposarsi. Gesù risponde: questo non lo possono capire tutti, ma solo coloro ai quali è concesso. Quindi solo coloro che, ascoltando Gesù, scoprono l'incanto tutto divino che è racchiuso nella verginità, verginità che può essere certamente temporanea ed è già un gran valore che tutti devono riscoprire, perché al matrimonio bisogna arrivare vergini ieri, bisogna arrivare vergini oggi, bisogna arrivare vergini sempre, se uno vuole fare quello che Dio vuole, vergini. E rimanere vergine per tutta la vita è un dono immenso, d'accordo? Io sono un pochino di parte, certamente, insomma, ma è una delle cose, è uno dei doni più alti, più belli che si possa ricevere. Cioè, non apprezzare enormemente la verginità, che fu una condizione di vita che vissero Gesù, la Madonna e pure San Giuseppe, non significa assolutamente avere nessuna forma di disprezzo né per il matrimonio, né tantomeno pensare che siano cristiani di serie B le persone sposate, assolutamente, d'accordo, ma è prendere coscienza di un dono immenso, della possibilità di vivere da angeli fin da questo mondo, e questo tiene riservato non solo delle corone particolari per il paradiso, ma anche delle grazie particolari per questa terra, perché è giusto che chi non conosce uomo, non conosce donna, quindi non conosce anche la bellezza che viene da questo tipo di rapporto, abbia dal Signore qualcosa di più. Ma appunto, per apprezzare il dono della verginità bisogna
ascoltare Gesù, non certo ascoltare tutte le stupidaggini, tutta la monnezza continua che viene dal mondo che oggi irride la verginità e la castità, ma anche su queste cose vale sempre bene, questa è una massima mondana, ma molte volte vale anche per il Vangelo, che ride sempre bene chi ride ultimo, perché molti di quelli che oggi ridono, e questo di nuovo Evangelico, un giorno piangeranno, e più tanto piangeranno per aver riso ciò che è tutt'altro che da ridere, ma è da tenere in altissima e somma considerazione, come sempre nella Chiesa è stato. Sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. In questo più che ogni altro mistero, quanto non tra i misteri luminosi, poi in tutto il rosario i 20 misteri sono una miniera inesauribile, ma in questo mistero veramente ci sarebbe da trascorrerci non 5 minuti ma una nottata intera, e poi un'altra nottata ancora, perché l'Eucaristia è qualcosa di assolutamente
portentoso, il più grande miracolo fatto dal Signore, il suo testamento d'amore, che deve sempre lasciarci esterrefatti. A me personalmente fa sempre tanto riflettere la consegna d'amore che Gesù ha fatto nell'Eucaristia. Cioè, provo a immaginare, ma penso che non sia immaginabile, insomma, quante messe vanno celebrate, quanti sacrilegi, carte comunioni fatte malamente, distrattamente, scelleratamente, mancanze di riverenza, mancanze d'amore, mancanze di gratitudine, tabernacoli abbandonati in continuazione, insomma, poi adesso esposto a Gesù Eucaristia, ho visto durante la mia esistenza, insomma, delle scene, anche quando è esposto, manca una genuflessione, chi si gira le spalle e si esce voltando le spalle al Santissimo, veramente esposto senza nessun problema. Nessuno quasi più sa che quando Gesù è esposto si fa la genuflessione con entrambe le ginocchia, chinando profondamente la testa, insomma. Vedendo tante cose e vedendo come certamente arriverà per tutti, insomma, il giorno del giudizio, ma nell'Eucaristia tante volte veramente si vede Gesù bistrattato in tutti i modi possibili. E a me personalmente, insomma, che sono un povero peccatore, mi viene da pensare così, ma come ha fatto, insomma, a prevedere, perché lui sapeva benissimo tutto questo. E ciò nonostante, questa è proprio la follia dell'amore, questa è la dinamica dell'amore, l'amore si consegna. E quando non si consegna, si è consegnato. E se si è consegnato non torna indietro. Certo, è vero che qualche santo dice che tutto quello di male, diciamo così, che Gesù ha ricevuto in contraccambio anche in questo testamento solo del suo amore, è compensato da tutte le comunioni che ha fatto la Madonna. Ecco, non mi ricordo quale autore, ma io sottoscrivo a occhi chiusi. Allora stavo detto che pur di far fare anche una sola comunione alla Madonna, e la Madonna ne ha fatte tante, insomma, nel tempo in cui è rimasta desolata sulla terra, priva della presenza del Signore di Gesù, pur di fargliene fare una sola, avrebbe sopportato qualunque cosa. Quindi questa è certamente un'ottima spiegazione, però questo ci può e ci dovrebbe spingere, ecco, a prestare all'Eucaristia il massimo di noi stessi, sotto tutti i punti di vista, interiore, esteriore. Con l'Eucaristia non si esagera mai del troppo, è molto facile mancare e quindi esagerare nel poco, impossibile esagerare nel troppo, per quanto mi riguarda. Certamente queste sono considerazioni mie personali, frutto di una meditazione, quindi condivisibili o meno, ma io sono convintissimo di questo, e credo, certamente nessuno di noi può pensare di eguagliare l'amore o quello che la Madonna ha dato a Gesù nell'Eucaristia. Per questo è bene sempre fondersi con lei quando stiamo a messa, facciamo la comunione, stiamo in adorazione, perché lei è sempre presente. Però certamente un po' d'amore anche da parte di qualche povero peccatore come noi siamo, certamente farà piacere a Gesù e lo ripagherà e ricompenserà, ecco, per tante davvero offese, riverenze, gratitudini, oltraggi che riceve, come del resto riverò me stesso a Santa Margherita Maria nella direzione del Sacro Cuore, in questo stupendo sacramento del suo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, in particolare ci della Santa Chiesa e per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Noscum prole pie.